Someone let me out of my cage. Ma buonasera signori, buonasera, buonasera a tutti quanti, sono le 20:36 e io vi do il benvenuto in live ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti, ciao ragazzi, ciao a tutti le 115 persone che sono qui in live a guardarci. Come ogni sera siamo online signori, siamo live e stasera con un ritorno inaspettato del server Minecraft signori. Un ritorno inaspettato del server Minecraft, ancora signori il server è chiuso. Ancora signori il server è chiuso, non vi preoccupate. Facciamo una piccola promessa, vi voglio chiedere infinitamente scusa per tutte per tutti i giorni in cui è stato offline il server Discord, ma purtroppo abbiamo avuto un incredibile problema che ha fatto crashare il bot e siamo riusciti a risolvere solamente nei giorni scorsi. E stasera signori si rinizia col botto. Allora, se siete dei sub e volete entrare nel server Minecraft, punto esclamativo server MC in chat per avere la guida su come entrare. Anche se prima vi siete collegati, no, proprio un problema di Discord Luigi, anche se prima avevate fatto il collegamento, ora dovete rifarlo signori, dovete rifarlo. Comunque, anche se non siete sub e volete dargli un'occhiata, nel mio server Discord, che è il server Discord, potete raggiungerlo premendo punto esclamativo Discord in chat, scrivendolo semplicemente, troverete questo canale testuale chiamato Minecraft Server Sub. Qua dentro trovate tutte le informazioni, i requisiti, come funziona la sub valida, come si fa a entrare con tanti tutorial, cosa fare in assistenza. E se per caso state provando già ad entrare seguendo il tutorial e vi crasha Minecraft, è perché avete la Optifine. Per via di un bug di Minecraft il gioco crasha appena entrate nel server di MC Link. A far crashare Minecraft e la Optifine entrate con un'installazione vanilla 1.16.3 vuota e il gioco non crasherà. Nel server di sub ovviamente potete usare la Optifine. Signori, purtroppo c'è anche questo piccolo bug della Optifine che mi ero dimenticato di specificare. Ok, erba fissato un'altra cosa. Vabbè, pazienza. Ok. Poi ho scoperto che ho delle gambe, te le hai? Sì, bro, un casino. Allora, signori, direi che a questo punto siamo pronti. Possiamo tranquillamente avviare il server Minecraft. Che dite, signori? Siamo pronti? Possiamo dire al grande demon di poter aprire il server Minecraft. Fai vedere la guida. Non c'è bisogno, basta che si scrive punto schematico server MC, si vede standalone. Come Denom, Erva, vedete voi ragazzi, vedete voi. Vai Denom, accendi, vai Erva, accendi, vai Prince, accendi, chiunque può accenda signori, chiunque può accenda il server. Ragazzi, ricordo la versione è la 1.16.3. Se per caso non vi fa entrare all'interno del server e per i controlli è perché avete la Optifine. Fate un'installazione senza Optifine. Dopodiché, una volta che avete fatto il collegamento, entrate dentro il server dei sub di Poldo e a questo punto potete usare la Optifine tranquillamente. Quindi signori, stasera si chilla a dovere. E solo per Yave Edition, per caso c'è scritto tutto ragazzi, trovate tutto su Discord. Queste sono domande ovvie. Student Yave LP, c'è pure scritto questo. C'è ancora la scritta in manutenzione, ma va tutto. Ok, anche se c'è la scritta in manutenzione ragazzi, il server va. Madonna, che emozione. Che emozione. Sto entrando, entro. Wow, I'm back. Da quanto tempo non entravo questo server. Mamma donna mia santissima. Ok, la grafica mi è rimasta identica. Wow, sono tornato ragazzi. Ciao Denom. Sono tornato, che bello. Già siete in molti, vedo che molti siete riusciti a fare. Siete in molti, state riuscendo a fare l'accesso. Benvenuti signori, benvenuti. Ciao Prince, che bello essere tornato. Oddio, che fantastico. Wow, ancora la mia solita skinnina, guardate che bella. Oddio, siamo tornati. Porca troia, siamo stati tipo 2 settimane fermi se non sbaglio. Porca zozza. Allora, vediamo. Di grafica c'è tutto bene. Non dovrebbero esserci problemi. Come volumi, ragazzi, siamo a posto? C'è qualche problema? Mi aspettavo Back in the Game per c'è il bel ritorno. Lo so, sarebbe stato figo pure quello. Però.
Una settimana e nemmeno è colpa mia stavolta. Wow. E vabbè, vabbè, dai, meno male che alla fine ho trovato sto MC Link e ha funzionato tranquillamente. Server, venite, venite. Appena loggate, venite a casa mia. Venite a casa mia appena loggate. Sedetevi qua, che bello. Che bello essere tornati tutti quanti. Che bello, che bello, che bello. Ricordo, ragazzi, su Discord trovate la guida completa. Punto esclamativo Discord per entrarci. Mi dicono che il server è rotto, Discord. Cioè, il link del server Discord è rotto. Mi confermi? Qualche mod mi può confermare che non funziona? Immagina non avere Minecraft Java. No, che pizza, che pizza, che pizza. Si è rotto. Sospoldo. Che strano, eppure fino a poco fa funzionava. È vero, Poldo è rotto. Ok, allora Denom, se puoi modificarlo da Stream Elements mi fai un favore enorme, visto che tu c'hai l'admin. A me va. In realtà anche a me andava. Perché non mi fa vedere il link dei comandi? Punto esclamativo e... punto esclamativo comandi per tutti i comandi, bro. Che bello, c'è anche Banana Orme, Wikipedia. Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti. C'è gente che dice che la versione giusta è la Bedrock. Madonna mia, la Bedrock, ragazzi. La Bedrock. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vero che è Minecraft di Ava ma non premium. Lo so, purtroppo ragazzi, per via dell'autorizzazione per entrare all'interno del server dovete essere per forza premium. Ok, iniziamo ad accettare tutti i DP che tanto ora arriveranno. Che bello, che bello, mi hanno spodestato. A me non mi ha fatto fare i controlli e sono passato. Perché già l'avevi fatto l'Elix? Non ho idea. Forse già l'avevi fatto. Mi saluti, Poldo. Ciao, Dog Bro, come stai? Proprio con Minecraft Wii U. Certo, certo, sarebbe buono anche con Minecraft Wii U. Ok, ci stiamo riunendo in un bel po'. Siamo diventati molti. Stiamo diventando molti. Cosa cambia tra Java e PC? Niente, è la stessa cosa. Java è la versione per PC, ragazzi. Sto entrando. Ti aspettiamo, Toshiki. Poldo, puoi non salutarmi. 200 IQ. Certo, Ida Sputnik, ti aspettiamo, ti aspettiamo, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Na 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 na. Ok, vedo che c'è molta gente, vedo che c'è molta gente. Ora ci facciamo un giro per il villaggio per vedere se è cambiato qualcosa. Anche se tecnicamente non è cambiato niente. Ok. Poldo, hai visto la mia skin? Ho visto un mega pepe. Ma qualche volta passo, dai. Certo, 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 Yuki, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ah, che bel raduno, che bel raduno. Possiamo andare in piazza, andiamo in piazza, signori. Venite, venite, andiamo in piazza, andiamo in piazza. Non stiamo davanti a casa mia, andiamo in piazza. Ora che abbiamo la piazza, sfruttiamola. Guarda quanta gente viene in piazza. Venite, 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 signori. Madonna, la scritta di Alabama, che bella. Che bella, che bella. Quanta gente, quanta gente. Da Nintendo Switch posso giocare, ragazzi? Ricordo, punto esclamativo server MC per tutte le informazioni. Queste sono domande ovvie che abbiamo inserito. Ok, sediamoci nella fontana. Qua non mi fa sedere, immagino. Perché non mi fa sedere? Ah, qua mi fa sedere. La prossima volta mi organizzo meglio. Certo, bro, non ti preoccupare. Ragazzi, ricordo, questo server è un server survival 100%. Non ci sono plugin, a meno che plugin che non modificano il gameplay ma ci aiutano per la gestione o giusto un attimino per il roleplay. Però è vanilla 100%. Non è un server pacifico, quindi non c'è griff, non c'è furto, non c'è niente di niente. È un server pacifico, quindi leggete attentamente le regole, le trovate in varie strutture nel villaggio. Questo è il villaggio, ovviamente potete decidere se entrare all'interno del mio, che è l'Abama, oppure fondare un villaggio con i vostri amici. Il server è aperto 24 ore su 24, quindi potete tranquillamente entrare quando volete, a qualsiasi ora, e tranquillamente potete nerdare quanto volete. Mamma mia, già spammano i fuochi d'artificio, ragazzi. I claim sono rimasti, sì, sono rimasti. Sono rimasti, sono rimasti. Ci sono ancora i claim. Ci sono ancora. I plugin ci sono tutti quanti. Erba ha già fatto tutti i test e funziona. Hai risvegliato l'antica oro scimmia. Oh, che fortuna.
Bentornato Leo, hai sbloccato l'oro scimmia. Però non c'è il text to speech perché mi si è buggato. Hai risvegliato l'antica Piro scimmia. Non avresti dovuto. Quindi lo leggerò io. 8 come gli apostoli, 8 come i 7 nani, 8 come le volte. 8 come le volte, non ho letto. 8 come le volte che ti ho dato il culo. 8 come gli ottomani, 8 come i mates, 8 come noi, TZ, 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 bentornato Leo. Ciao Sputnik, secondo me sei con noi bro, grazie di cuore, bentornato, bentornato, bentornato. Mi dà che non sono sub, forse hai fatto il collegamento male o hai sbagliato l'account. Rifai il procedimento, ho spiegato anche come quando cambi nickname e quindi si devi scollegare. Quindi guarda attentamente il tutorial, lo scolleghi e lo rifai. Il grande dragone dragone in noi è il migliore, il migliore, il migliore. Arrivano altri soldi da parte mia, Brococraft, certamente, certamente. Allora, signori, a questo punto, visto che tutti siete riusciti a entrare, siamo un bel poco. Ma perché io sono invisibile? Qualcuno ha spammato delle pozioni di invisibilità. Wow. Allora, signori, qua si è schiantato qualcuno. Allora, la modalità di gioco è sempre la stessa. Madonna, ma perché mi fa sti caletti di FPS? Forse la brightness. Ma sai che non lo so perché mi fa sti scattini. Boh. Vabbè. Allora. L'aspettiamo, Toshiki, l'aspettiamo. Allora, signori, la formula di queste live di Minecraft ormai la sapete, è sempre la stessa. Quindi, come si fa? Come si fa? È una sorta di just chatting. Si parla con questo jazz di sottofondo. C'è il Gabibbo. Si parla con questo jazz di sottofondo. Si parla molto tranquillamente e funziona. Funziona così, funziona così. Poldo Olive, esattamente. Appena visto il video, prossima volta gioco anch'io. Signor Thompson, l'aspettiamo. Allora, non mi metto l'armatura, ma mi poso un pochino tutte le cose nella chest, visto che, mamma mia, non entro da un sacco di tempo, ragazzi. Non entro da un sacco di tempo. Ciao, Pold Olive. Sono io, Pold Olive. Perché ho un libro che si chiama Heads? Tartaruga, Shell. Ok. Il libro lo posiamo qua. Diamante. No, il diamante lo poso nella cesta dei diamanti. Il Gabibbo era manco nelle venine. Vedete che bello il Gabibbo? Sempre presente, onnipotente. Io ho delle deducce per entrare con Minecraft Premium. Che vuol dire delle deducce per entrare con Minecraft Premium? Il server è Minecraft Premium. Non ho capito cosa intendi. Solo per Poldo Spaccino. No, ragazzi, ormai Poldo Spaccino. Poldo Spaccino dobbiamo farci una statua in realtà. Al posto della statua brutta di Shrek, visto che già ne abbiamo una di Shrek. Fiorellini. Ragazzi, ricordo l'accesso è vietato in casa. Mi raccomando. Confido in voi. A me qualche persona si presenta e mi ha dato il libro che dice che sono un perdente, bro. No. No, ma no. Ok, abbiamo un bel po' di cibo. Vedo che l'Elix continua a crashare. Bro, rifai il procedimento da capo, perché magari lo stai sbagliando. E contatta i mod in privato. Il server è anche per Minecraft Bedrock. Ragazzi, punto esclamativo server MC, trovate tutte le informazioni che servono. Soprattutto se volete una guida ancora più specifica per tutte queste domande, trovate su Discord un canale chiamato Server Minecraft, Server Sub di Minecraft, e là c'è scritto tutto quanto quello che vi può servire. Comunque, risposta breve, no, solo Minecraft Premium Java Edition. In realtà io non ho mai capito come, cioè, il perché della Bedrock Edition. Ok. Cioè, non ho mai capito veramente. Allora, adesso si va a fare un piccolo tour del villaggio, andiamo a vedere cos'è cambiato. Ah, che bella la notte, oh, regà. Pazzesco, cioè. È tornata la notte nel server Minecraft dei sub. Magnifico, magnifico, magnifico. Sono proprio felice. Vedo che ci sono nuove persone come Bortos, benvenuto. Giorgio Lama, benvenuto, bello. Scortecciato, non mi ricordo. C'è anche Matt, ok. Matt mi sa che è nuovo. Benvenuto, carissimo. Allora, andiamo a vedere che è successo al villaggio. Allora, casa di Andrex, tutto qua è rimasto identico. Qua che è successo? Rip bimbo brodino. Oh no, povero bimbo brodino. Le persone, wow. Sì, siamo abbastanza. Siamo di pochini, credo, perché ancora molte devono fare l'accesso. Ok, di qua che è cambiato.
Leopoldo non va a Telegram. In che senso non va a Telegram? Sì, casa mia è rimasta uguale, ma... che è sta roba? Dio, non so cos'è, però non ci sta completamente qua. Di chi è? Ma cosa dovrebbe essere? Tipo una centrale di polizia? Ah sì, mi sa che è una centrale di polizia. Ok, chiedo scusa. Oddio, non è che ci stia molto considerando il Shrek, il mood del medievale del villaggio, però. A me poco fa non ha fatto generare al controllo mod di Telegram. Non va il link per il gruppo Telegram. Denom, se puoi controllare. Grazie mille. Ok, questa casa già l'abbiamo vista, è proprio figa. Volevo vedere la nuova zona, perché... Nella nuova zona c'erano un bel po' di lotti nuovi. Ricordo ragazzi che nel villaggio funziona tutto tramite lotti. Se volete farvi una casa, qua c'è proprio dietro Shrek una zona nuova. C'è proprio una zona nuova con dei lotti nuovi di zecca, appena nati. Qua magari ci facciamo crescere qualche albero per non lasciarlo vuoto. Vado a prenderlo. No, no, no. Ragazzi, per ora non vengo a vedere niente. Guardo un po' in giro per il villaggio, poi vengo. Allora, vedo che l'Elix è riuscito a joinare. Ce l'ha fatta. Posso farmi un'altra zona? Vorrei costruire qualcosa. Che intendi per posso farmi un'altra zona? Cioè, oltre al lotto che hai già? L'Elix left game, lol. Ragazzi, ora il gruppo il comando Telegram funziona. Possibile trasferirsi? Certo, ragazzi, che è possibile. Allora, prendiamo qua. Facciamo crescere questi che sono più fighi. Mi fa vedere casa mia. Certo, Leo, casa tua è ancora qua. Che bella. Guarda che bella. Andiamo a vedere se qualcuno ha profanato casa di Leo. Io in realtà non ho mai capito come si sale a casa di Leo. Non ho mai capito come ci si sale. Ah, ecco, ho capito. Con le litra, vero? Tu sei straricco. Ora vengo a vedere le altre case, ragazzi, non vi preoccupate. Oh mio Dio, Leo. Oh mio Dio. Hanno fatto un passaggio. No, in realtà hanno fatto la mappa là sotto. Cioè la mappa del villaggio. Oh mio Dio, da dove si sale? Damn son, where'd you find this? Senti, vado a prendermi le litre e basta. Minecraft speedrun elitra, vai! Ti ho detto solo con le litre. Sì, infatti. Poldo, un mini spoiler sulla nuova ETP. E sto già lavorando alla intro che riguarda un anime. Basta. Dove cazzo è la mia elitra? Sarà qua? Eccola qua. E i fuochi d'artificio immagino siano sempre qua. Esatto. Na, 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 na. Madonna, ma questi razzi, ma che hanno? What the fuck? Wow, pazzesco. Ok, e come ci entro dentro, Leo, a casa tua? Immagino da qua sotto. Quanto pericolosa casa tua, Leo? Quante volte sei morto? Quante volte sei morto per fare questo? Ok. Mi piace tantissimo sta finestra, tipo, spigolosa, bellissima. C'è una carota qui. Carota per Leo. Ok. Si sale per sopra. Ok, c'è ancora tutto. C'è ancora tutto. Non so se ti hanno rubato niente delle casse perché c'è il claim. Grabir Chims, sei collegato Discord? Cioè, se sei collegato Minecraft, ora basta che vai nel gruppo Telegram dei sub, prendi l'IP ed entri.
Ma fa proprio atmosfera qua. Cioè, ci possiamo organizzare tipo una serata strip, no? Cioè, c'hai la catena. C'hai una catena pazzesca in cui poter far strippare le tue donnine. Dopodiché qua ci metti tutte le persone sedute. E il problema è che ci vuole una barriera, perché poi la gente tocca troppo. No, 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 Leo, no, non va bene. Che bella, proprio come la ricordavo. Bellissima. Sono ufficiale. Wow, stavo hackerando il gioco. Aha. Sono Gabriciu. Sei entrato? Non ti vedo. Ah, ok, ok. Puto figa, è passata mia mamma. No, ma stavo scherzando. Hai risvegliato l'antica piroscimmia. Non avresti dovuto. Oh mio Dio, la piroscimmia è pericolosissima. AK Achille, immagino si legga così il tuo nome. Splash. Grazie per la sub, bello. Grazie per la sub. Punto esclamativo Telegram per rientrare nel gruppo Telegram se sei uscito. Se invece non sei uscito, bro, ti aspettiamo. Cioè, grazie. Grazie. Sono impazzito, chiedo scusa. Ok, il server sta laggando un pochino, credo, perché sta metabolizzando tutte le nuove entità. Ma non dovrebbe laggare. C'è The Small Pit qua sopra. Piantiamo qualche alberello qua per fare comfort. Forse non ho preso abbastanza farina d'ossa. Perfetto, ora fa più comfort. Vai a vedere il castello. Sì, ragazzi, ora guardiamo tutto il villaggio per intero. Ma alla fine Ruggero l'avete sistemato? No, alla fine no, non c'è più la salita di Ruggero. Domanda per chi non riesce ad entrare: ma quel 2 minuti di tutorial che c'è è pure spiegato nel dettaglio, lo guardate? Vabbè. Ti legge Achille, è un bruttissimo nome, non ti preoccupare. Achille, oddio, come si chiamava, ragazzi, quello là? Che faceva... Oh, qualcuno cerca ogne. Mi sa che qualcuno qui cerca ogne. Achille qualcosa, tipo. Comunque, giusto oggi stavo guardando un plugin che permette di inserire la proximity chat su Minecraft. Cioè, stile Rust, c'è Denom là sopra. C'è una sorta di chat vocale tra le persone all'interno del server, ovviamente. Ci ho giusto guardato un'occhiata, non ho detto che la inseriremo. Ci ho giusto guardato, dato un'occhiata, ecco. Ok, la casa di Sputnik, la casa. Tireless lo sa fare. Cazzo, allora posso chiedere a lui, vero? Ottimo, ottimo, ottimo. Sarebbe fighissimo. E alcune sta continuando a spararmi. Ok, la piazza è fighissima. Ah, dobbiamo vedere se a Guy with a Keyboard sta continuando i lavori per l'arena, che non mi ricordo dove l'avevamo fatta. Perché, ragazzi, vi spiego, abbiamo intenzione di fare un evento nel server Minecraft chiamato Arena PvP. Perché vogliamo, cioè non un arena PvP, ma un'arena letteralmente PvE. Questo perché stiamo aprendo questa arena in cui è un torneo, quindi ci si deve iscrivere. In cui c'è un player armato di un'armatura che gli diamo noi. Deve sostanzialmente sconfiggere una sorta di orda di mob a go-go, compresi di Iron Golem e cazzi e mazzi, bla 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 bla. No, mi sa che non era da sto lato, ho sbagliato. Cazzi e mazzi. E organizzeremo il torneo appunto all'interno del server. Top. Con Simone SC, ovviamente, è il mio migliore amico, è il mio migliore amico. Signori, la formula di queste live la sapete, è sempre la stessa. È una sorta di just chatting mentre io ora vedo come va il villaggio. Almeno se c'è qualche novità. Che male. Che male. Ah, comunque, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che hanno chiuso Twitchland. Così, improvvisamente, va bene. Non sono riuscito a farmi un wipe decente, è pazzesca sta cosa. Da che parte stava l'arena? Stava di qua, se non sbaglio. Madonna, c'ho il FOB altissimo. Ok, ora va meglio. Non era di qua. Dove sarà? Dove sarà? Ragazzi, questo è Griffing, signori. 140 razzi per il raid. Avevi fatto una base? 140 razzi per il raid. Cazzo. Fuck, fuck.
Poldo non c'è nessuna arena. Sì, infatti la stiamo costruendo. Ok, era di qua. Ok, mi ricordavo bene. Ieri mia sorella si è rotta in braccio. Per fortuna ancora la garanzia da 1 euro. Veri fanni. Logo di... come cazzo era? Nasce, cresce, ignora. Era di qua, se non sbaglio, il porto. Sì, era di qua. Let's go to the porto, baby. Baby, I'm back in the porto. Na 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 na. Allora, era in quella direzione, se non sbaglio, che avevano iniziato a costruirla. Avevano, ecco qua. Ok, sì, infatti c'era solo la statua di Articuno. E adesso, piano piano, inizierà la costruzione dell'arena. Poi, vero, il server è crashato. Quindi qua ci sarà l'arena, verrà costruita. Un'arena piccolina giusto contro i mob. Perché poi abbiamo pure intenzione di fare un evento vero e proprio PvP. Aspetta, forse mi ha scritto ok with a keyboard. Vabbè, dai, non ti preoccupare, bro. Ragazzi, la musica la sentite troppo forte? Va bene. Vai vicino a un sottomarino e prendi la barchetta. Sì, guarda, è fighissimo il sottomarino, però... però è privato, purtroppo. È privato, quindi... Forte abbassa un po'. Forse la devo abbassare. Così parlo un pochino più piano io. Aspetta, meglio, meglio. Ok, ora posso parlare un po' più piano e chill. Non mi fa male la testa. Poi, come mai il server è crashato? Praticamente aggiornando il nickname di Twitch con Karim che mi faceva tutto il giorno. Oh, dai, togli quel uomo Poldo, cazzo. Metti. Oh, salmone. Metti Poldo là, metti Poldo là, metti Poldo là. Io alla fine sono ceduto e ho fatto. Va bene, lo faccio. Solo che facendolo il server è esploso perché si è buggato il comando e dovevo farlo prima. Cioè, prima dovevamo disattivare il bot e poi cambiare nick. E invece, I did it. Oops, I did it again. I play with your heart. Finito il giro turistico. Non ho capito che giro turistico. Oh, comunque è fighissimo il sottomarino. Certo, è un po' vuoto dentro. Non vedo la sala comandi. Grazie della porta. Buonasera signor Enigma. Ricordo ragazzi, la modalità delle live è sempre la stessa. È un just chatting, quindi se avete qualche domanda, qualche tema di cui parlare, ne discutiamo. E vabbè, Devil May Cry c'è là sotto. No, è scomparso. No, vedete, era Devil May Cry letteralmente. Si è pure teletrasportato. Oh no, here we go again. Oops, I did it again. I play with your heart. Come back in the game. No, baby, baby. Poldo, vieni a vedere le case nuove. Sì, adesso ci tippiamo da tutti quelli che devono farmi vedere molto brevemente case nuove, ma non... cioè, case finite, tipo questa. Questa è fighissima. Casa del generale Kenobi. Signor Kenobi, casa sua è spettacolare. Complimenti. Posso? Permesso? Posso entrare? È peccato che non si può bussare. Ci vorrebbe un campanello. Signor Kenobi, abbiamo un pacco per lei. Signor Kenobi mi sa che non è in casa. Signor Kenobi... Salve! Ma che... ma è elegante. Stava per uscire? Posso accomodarmi? Mi chiude la porta. Posso accomodarmi? Immagino di sì. Salve, signor Kenobi. Come sta? Tutto bene? È molto carina casa sua. È molto carina. Ora gli rubiamo il computer, ragazzi. È molto carino, è molto carino. Oh, che computer è, signor Kenobi? Sa, anch'io sto facendo un upgrade al mio computer, ne sto comprando uno nuovo. C'è Dragon abusivo dentro casa, lo faccio uscire immediatamente. Sono dell'agenzia del lavoro e c'ho il naso intuppatissimo. Questi cazzo di trigo, sì, come si chiamano? Dragon, procedi. Cosa, no? Obi-Wan è la mia moglie. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Chiedo scusa. Ma hai rotto il vetro, guarda, io non c'entro. I tricosi, sì, esatto. Ma che bello il piano di sopra. Ma allora, ma che bello questo pisello, signor Obi, ma mi faccia vedere. Che bello, no, è davvero un'ottima casa. Davvero un'ottima casa. C'è pure il quadro di Mortal Minecraft.
il camino in cui posso bruciarmi. Qua c'è una... Ah, è l'armadio questo, giustamente. Devi fare subare col Prime. È normale, ogni tanto si bugga. Devi aspettare un po'. Anche questa è carina in realtà come casa. No, in realtà è orribile. Cioè, stavo parlando per antonomasia. Molto bella, no? La casa migliore. La casa migliore del server. Allora, signori, potete iniziarmi a inviare i TPA per vedere delle nuove strutture. Dopodiché io passo col chilling totale. E andiamo a vedere le nuove zone. Dentro l'armadio ci nasconde il cadavere. No. Ovviamente no. Andiamo da Dive, vediamo che ha Dive per noi. Ciao Dive, dimmi, che devi farmi vedere? Ok, perché? Un buco, ma per quale motivo? Per la farm di ferro. Ah, ma già c'è una farm di ferro. Ok. Ah, andiamo dal signor Bramba. Oddio, signor Bramba, ma lei... Hai risvegliato l'antica ghiaccio scimmia. Non disturbarla. Cazzo, quanto è mistica la ghiaccio scimmia. Ciao, ciao Luana, bentornata carissima. Ora c'hai lo stemmino verde acqua, che bello. Nono mese che non mangio per far mangiare te. Vedi, sei a dieta, meglio. Io invece sto ingrassando tanto. Allora, signor Bramford, casa sua è molto bella, devo essere sincero, mi piace molto. È davvero, davvero figa. È pure vicino al porto, si vede il sottomarino. È davvero uscita bene casa sua. Dobbiamo anche organizzare il torneo. Ma Camone è stato bannato? No, bro, è cambiato totalmente il server Minecraft. Scrivi punto esclamativo server MC per sapere come si entra. Io sto aspettando 2 settimane, mi fate aspettare ancora. Vieni a casa mia e prendi sotto le case. Ma è per quella cosa tipo della cosa che avevi fatto, tipo dell'evento, della prigione, tipo? Ma no, Prince, non la faccio oggi perché oggi faccio semplicemente chill di ritorno. A quello ci dedico proprio un inizio live. Magari la prossima di Minecraft la faccio all'inizio. Oggi mi chillo semplicemente e ci godiamo il comeback del server Minecraft. Perché il server è stato chiuso? Perché abbiamo cambiato nickname. Ah, andiamo da Broccocraft, vediamo che ha da dire. E quindi si era buggato. Signor Broccocraft, lei in una zona... lei è davanti la scoteca. Wow, questa... è proprio figa sta fontana. Io avevo cambiato casa, allora andremo a vedere anche la tua, Luana. Proprio bella. Rip Bubble, per colpa di un magma cube. Pezzo di merda magma cube. Andiamo a vedere anche questa zona, che me la sono un po' persa. Ok, cioè raga, sta zona è fighissima. Sta zona è bellissima. Wow, sta zona è proprio bella, mi piace. Mi piace tipo questa villetta, no? Di chi è? Parco comune, bosco fritto, non distruggete gli alberi, grazie all'Elix. L'Elix è bellissimo sto parchetto, eh. Vedi, nel parchetto sei un normi se dici sta frase. È proprio figo, bro, complimenti. Mi piace assai. È tipo per fare le corsette, per fare jogging. Camola, è cambiato il procedimento. Scrivi in chat punto esclamativo server MC per... sapere come si accede al nuovo server. Ah, io mi chillo intanto nel parchetto. È bello. Ah, che tranquillità. Salve, quando guitar? Vediamo ragazzi, vediamo un po' quando farlo. Qua c'è un pozzo. Pozzo sgravato. Ah, vedo che questo è un mercatino tipo, ok. Cazzo, dovremmo fare tipo un mercatino del server, cioè dedichiamo una serata intera di live, apriamo un mercato in cui ognuno può vendere quello che vuole e si fa la sua bancarella. Andiamo, ci sono, dimmi tutto. Ok, il camioncino l'avevo già visto. E? Ah, e proprio avete fatto il camper all'interno, wow. Cazzo, il camper è fighissimo. Ma c'è pure la latrina. Comunque già l'avevo visto, se non sbaglio. L'avete giusto sistemato. Che figata sti bottoni tipo così. Si può pure guidare, certo. Manca il volante. L'avevo già visto in realtà questo qua, se non sbaglio. Me lo ricordavo.
Poi ho adottato il buco che hai fatto per ripararti nella prima live del server. Davvero, what? Nice, top, bravo, 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 bravo. È una, come dire, una cosa giusta, no? Ok, andiamo anche ad Oshiki. Ragazzi, l'inizio live è sempre così, dobbiamo controllare che stiano bene tutti. Il buco di Poldo. Cazzo, raga. Ma sei sicuro che è questo? Sei sicuro che è questo? Sì, è questo. Sì, sì, è questo, è questo. Wow. Wow, che figo. Wow. È stato sempre qua, vicino al villaggio e nessuno l'ha notato. GG. GG, veramente, GG. Tra l'altro, ragazzi, ho nascosto un cartello nel villaggio. Vediamo chi riesce a trovarlo. L'ho nascosto in un punto molto particolare. Vedo che qua sono nate altre case. Quella l'avevo già vista, è fighissima. Questa mi piaceva pure. Oh, raga, il server va a meraviglia. Va veramente bene, sono felice. Signori, ricordo, se volete entrare dovete essere dei miei abbonati. Potete utilizzare o la sub con Prime, che è quella gratuita. Poi potete fare anche la prova di 30 giorni di Amazon. Oppure le comunissime sub di Twitch. Vanno benissimo. Il server è aperto 24 ore su 24 e potete entrare quindi quando volete. Madonna Giulia, come sta Giulia? È scomparsa. Non l'ho più sentita nel gruppo Telegram. Questa di chi è? Questa di chi è? Ma molti in realtà non ho più sentito nel gruppo Telegram. Io ho cambiato nick, ma mi resetta l'inventario? Forse sì, non si sa. Ciao Ezio, tutto bene, bro? Casa di Paul. Signor Paul, signor Paul. Tranquillo, Bimbo Brodino. Benvenuto, bello, bentornato, bentornato. Poi ti aspettiamo nel server. Wow. Questa di chi è? Candidata come miglior casa 2021, 420-69. Ti odio, Andrex. Ti odio. Cioè, ci sei sempre tu dietro ste cazzate. È impossibile. Soprattutto sto buco è il migliore. Mi sa che è di un creeper. Ciao, Redmix. No, è proprio bella sta casa, eh. È proprio bella. GG. Vabbè, dai, ci sta. Deve essere completata. Deve essere completata. Poi non ci sono più. Sono offeso. Gli piaceva Wombo. F per il povero Wombo. 360 no scope, brucio! Madonna, ma questa invece? Ma questa casa? È proprio bella questa, mi piacciono sti terrazzini qua sopra. Casa di Mal. Signor Mal, casa sua è proprio figa, complimenti. Però c'è una piantagione di bambù abusiva. Grazie dei tre. Sono cinque. Grazie dei 5 bit, signor Ressa Cannon. Ciao, bello, come stai? Come stai? Qualcuno ha provato a giocare con Detta Glue che stai usando tu. Il PC è diventato come un ventilatore, eh? Ah, con dettagli, ok. Ah, tra l'altro vi volevo dire, alla fine ho ricevuto le componenti del nuovo PC che devo andare a prendere. Come prezzo è veramente ottimo. Come processore ho un i9 di... Ciao Toshi. Ho un i9 e 10850 se non sbaglio. Comunque è un decacore. Io neanche sapevo esistessero i decacore. Eppure c'è. Come scheda video una 3070. Alla fine la 3080 non l'abbiamo trovata in nessun modo. E come RAM sono sui 64 GB. Un SSD da 1 TB. È una bomba, sì, cioè... Non lo so, sì, immagino di sì. E soprattutto ho preso una nuova scrivania che sarà ad angolo, quindi il case da ora in poi sarà tipo qua. E lo potrò tastare, perché io ora come ora ce l'ho in mezzo ai piedi. Infatti è capitato che una delle prime live che ho fatto crashare perché ho colpito col ginocchio il tasto spegni del computer. Hai la Play 4 o 5? No, ragazzi, non ho mai comprato queste console. Per ripetere i componenti che laggava è i9 10.000. Aspetta, facciamo una cosa, vi leggo direttamente.
Allora, i9-10850K come processore è un decacore. Come scheda madre me la stanno cambiando. Come scheda video una Zotac 3070. E raffreddamento a liquido. 1 terabyte di SSD. E 64 GB di RAM. Sì, sono queste qua principalmente. Per il resto, boh. Prodo ferito a 30 fps sul vero PC. No, però purtroppo mi serve, raga. Non so se notate, quando cambio velocemente così la visuale, la live è tutta sgranata. Quindi è un investimento che devo fare, purtroppo. Però è un investimento che mi dura tanto. Sì, sì, sono i soldi dello spaccino su Minecraft. Allora, come faccio a teletrasportarmi da me? / TPA staccato uomo poldo. Tanto devo cambiare il nickname di Minecraft. Ah, vedo che è entrato il signor Yoda, il signor Gambri. È entrato Kamala Senpai, ce l'ha fatta entrare. Wow. Ciao Kamala Senpai, benvenuto, bello. Cazzo, con la proximity chat secondo me è una figata. Madonna, il mio PC ha 2 giga di RAM, un Intel Pentium, la scheda video è fatta di legnetti e colla. Quanto cazzo hai speso, Voldo? È un totale di 1800 euro. Non è il prezzo di mercato del prodotto, eh? Perché considerate lo sconto, il placement, mi assemblano e me lo spediscono gratuitamente, quindi come prezzo è davvero, davvero onesto. E non giocato a The Forest. Cazzo, The Forest mi piaceva un botto, dovremmo provarlo. Luana è crashata, mi sa che deve rifare il procedimento. Allora, Luana ha cambiato casa. Io mi ricordo che era questa casa di Luana, se non sbaglio. Sì, casa di Luana è questa qua. Non so come si scrive. Sì, sì, sarebbe davvero figa. C'è ancora la piantagione sotto casa sua? La piantagione di Poldo Spaccino, episodio 2? Sì, è ancora qua, wow. Che ricordi. Poldo, ma con che sito stai usando il server? Con Game Hosting, ragazzi. Mi forniscono loro il servizio. Non posso restare, ci sentiamo. Ciao Yuki, non ti preoccupare carissima. Ci vediamo domani alle 20.30. Perché vi ricordo ragazzi, io stream ogni sera alle 20.30. A proposito, che possiamo fare domani di bello? Consigli? Azienda del PC? Non mi ricordo il nome. Ah! Comunque mi pare che è importante, se non sbaglio. Devo finirla, certo. Allora. Sempre MC, editare un video, reaction alle pop. Sì, molto carina Luana, molto carina. Anzi, domani facciamo Gacha Life, ho deciso. Allora. A questo punto direi che per questa live... Possiamo iniziare a costruire l'arena, signori. Allora, ho bisogno di bravi builder. Chi si vuole offrire? Perché il signor Guy with a Keyboard purtroppo ha avuto dei problemi e quindi non si può occupare del progetto. Poi è una passione segreta? Sì. Io ho tante passioni segrete. Diciamo che uno... Rip non mi fa più entrare. E segui il tutorial attentamente, bro. Dove dovevo andare per il coso di mercato da sto lato? Dicevo, io ho tante passioni segrete in realtà. E il problema è che alcune non ve le voglio dire. Quindi ve ne dirò una per cui la mia ragazza mi prende in giro. È una passione dell'ultimo periodo in realtà. Che sostanzialmente è Godzilla, sì. Nonostante io sia un grande amante del cinema d'autore, e quindi vi potrei fare nomi infiniti, amo film vecchi di qualsiasi stampo, e critico spesso film cazzate come Transformer, che per me non hanno significato, o altre stronzate. E veramente, di solito critico i film stupidi in cui c'è solo gente che si picchia. Però regà, ho da poco iniziato a rivedermi tutti i film di Godzilla dal primo... Quello del 56, se non sbaglio. Che è proprio Godzilla. No, del 54. Sono troppo belli, non gliela faccio. Sono troppo belli, non ce la faccio. E da poco è uscito Godzilla contro Kong. È stupendo.
Allora, l'arena la dovremmo fare qua. E tra l'altro, fun fact molto bello, stavo andando a cercare i DVD perché me li sto recuperando in DVD in italiano, a parte alcuni che in Italia non sono arrivati, e non riuscivo a trovare uno che praticamente... Sì, sono 26 film in totale. Sono 26 film in totale. Facciamo una cosa. E sono 26 film in totale. Stavo cercando il DVD di... Era il DVD di, se non sbaglio, Godzilla contro Mothra. Stavo cercando il DVD di Godzilla contro Mothra e non lo trovavo. Cioè, mi dicevo, ma perché non trovo sto dannato DVD, dannazione al DVD che non c'è? Nessuno lo vende, è pazzesco. Quando improvvisamente scopro che in Italia l'hanno chiamato Wotang nel favoloso impero dei mostri. Io vi giuro, l'ho riguardato poi in streaming e mi sono concentrato a capire il perché di quel Wotang. Nel film non c'è niente che richiami a sto cazzo di Wotang. Eppure l'hanno chiamato così, Wotang. Oppure un altro, che se non sbaglio era The Terror of Mechagodzilla, il film dopo a quello in cui presentano per la prima volta Mechagodzilla. E no, tranquillo, Demo Small Pit, per ora non ho bisogno, grazie mille caro. Non devi mettere la terra là. E un altro che è The Terror of Mechagodzilla, dove torna, è praticamente quello l'hanno chiamato La Terra in pericolo, distruggete Kong. Io, ma perché? In questo film non c'è King Kong, però l'hanno chiamato Distruggete Kong, la Terra è in pericolo. Va bene. Ok. Quindi sì, al momento la mia passione segreta è Godzilla. I titoli con Google Translate. Ma manco, ma da dove ti esce Kong? Il team della traduzione è magico. Sì, è spettacolare, è spettacolare. Allora, iniziamo a fare una mega struttura in pietra per fare... In pietra, in dirt per fare la base. Sì, ci potrebbe stare. In larghezza invece lo facciamo molto più grande. Signor Dragon, se ha tempo da perdere e vuole darmi una mano con la costruzione, mi fa un piacere. Poi magari parlo un po' più piano, lol. Dici? Stavo parlando troppo forte, scusami. Avevo visto il video di Dobby, sti due li ha commentati anche lui. Qual è il video di Dobby? Ha fatto un video su Godzilla. Ma tipo uno vecchio dove recensisce uno di sti Godzilla? Perché me lo sono perso. Anche perché molti li ha cancellati, se non sbaglio. Cazzo, me lo devo recuperare allora. Terminator Cat. Che andiamo a prendere la dirt. Allora, sto andando a prendere la Dirt Dragon e lo vengo a prendere. Cioè, e ti faccio la base su cui poi iniziamo a costruire. Fa una carrellata di tutti i film di Godzilla. Pazzesco. Come si chiama sto video? Vabbè, basta che cerco. Penso Yotobi Godzilla lo trovo. Yotobi. Ah, è The Late Show. Allora me lo sono proprio perso. Non li ho visti tutti delle show, me ne sono persi un bordello. Cazzarola. Tutti i film in poche parole. Stagione 2, episodio 8. Wow. Top. Che telefono hai e potresti fare tabs se lo hai? Ho un Asus Zenfone 5. No, tutti Godzilla. Sì, infatti ho visto. Allora, andiamo a prendere la dirt. Allora, come larghezza, secondo me, possiamo spingerti anche di là. Ciao Dive, potresti spostarti, per favore? Vabbè, grazie mille. Non lo Xiaomi Redmi Note 9? Oddio, in realtà non è che mi piacciono molto gli Xiaomi, devo essere sincero. Cioè, non sono un grande amante degli Xiaomi. Facciamolo un altro poco più in qua. Ma che vuoi fare con la statua? Niente, sarà la statua dell'arena. Qua stiamo costruendo un'arena per il torneo contro i mob. Ok ragazzi, vi faccio il quadrato e poi riempitelo tutto di dirt. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, anche di qua ne facciamo 30, partendo da qua. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13, 14, 15, 16, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Erano 30 o 31, ragazzi? 31 o 30? Erano 30 o 31, non mi ricordo. Erano 30 o 31? Ah, ah. Uomo Boldo, ma che vuoi fare? Ok, lo dirò per l'ultima volta. L'arena per combattere nel torneo contro i mob, signori. Voglio aiutare, ma sto studiando, tranquillo, Toshi. Ma non qui. Sì, qua la dobbiamo fare. Avevamo deciso tipo quando, prima che chiudesse il server. Poi la strada sarebbe mia. E dove faccio un porto? Comunque. Ah. E a me l'ultima volta qua mi avevate detto che questa strada l'aveva fatta qualcun altro. Non mi avevate detto che era stato Dragon. Comunque, e allora l'ultima volta mi avevate detto di sì, perché? Vabbè, e allora no, troviamo un altro punto, dici di no. Si toglie tutto, ma non c'è una pala, lo andiamo a prendere. No, Bombo Boldo, ne dubito. Sì, fidatevi, eravamo qua l'ultima volta, e tanto che io ho dato l'autorizzazione ad A Guy With A Keyboard, perché in live mi avevate detto sì, facciamola qua. Fare l'arena in montagna. Oddio, avevo visto la statua e mi pareva figo tipo farla qui in mare. In cui tipo per arrivarci dovevi avere il... ho l'inventario pieno di dirt, Dive. Grazie mille, ma per ora non mi serve più. Thank you. Ah. Non riesco a passare. Poi hai provato Sea of Thieves? Ho provato e... non mi è piaciuto moltissimo. Non è nel mio stile di gioco. Poi la statua è un'altra forma di spada. No, Bramford, era questa la statua. Ragazzi, potete spostarvi per favore? Grazie, che devo togliere il ponte. Grazie. Ecco. I'm falling down. Vabbè, a sto punto, visto che siete qua, signori, se volete toglierla voi la dirt, fate prima direttamente. Toglietela voi e basta. Poi avete visto No Game No Life? Sì, ma è un po' una cazzata di anime. Cioè, non mi è piaciuto. Solita merdata giapponese. Allora, a questo punto torniamo a casa e cerco un'altra zona per l'arena. Magari si potrebbe fare nel deserto. Poldo, domani ho 4 verifiche, consigli? Dovevi studiare prima. Fratello mio, volevo chiedere se conoscessi il signor Pelo. Se no, vai a guardarlo precipitevolissimamente. Raga, non conoscere il signor Pelo? Boh, non lo so. È una domanda stupida più che altro. Come dire, se conosci, che ne so, Babbo Natale. Torpello non esiste. E mo non so più dove farla, però. Mi si sono scombussati tutti i piani per l'arena, perché avevo anche fatto un progetto di quanto deve essere grande. Allora, ci starebbe il deserto. Infatti Dano non lo conosce. Sottoterra è problematica farla. In cielo nemmeno. Forse è un posto. Dimmi direttamente quale, Luana, in chat. Sì, sì, mi sa che andiamo a cercare una piccola zona figa per farlo. Aspetta, vai a vedere il castello mio di Toshi. Ragazzi, le strutture appena sono complete. Quale sarebbe il livello massimo di difficoltà dell'arena? Che vuol dire il livello massimo di difficoltà? Mica c'è un livello, cioè non puoi dare ai mob un livello di difficoltà. Ma che sta succedendo là?
What the fuck? Comunque, ragazzi, apprezzo il codice QR, ma va tolto. Ah, Matt, c'è il Gabebo che sta provando a scansionarlo. Oh, ma sta zona è proprio figa, eh. In mezzo ai ghiacci. In mezzo ai ghiacci si potrebbe stare. Già me l'hai fatta vedere, Bramford. Oddio, che figata. Carri armati, vabbè. Va bene, va bene. Sta zona pare costruita in creativa, ragazzi. Pilastri, pilastri. Sì, si potrebbe fare anche volendo nei ghiacci. O se no in un mega lago sarebbe figo. Tipo qua dietro, vediamo che c'è. Va diretta al poldo. Sì, sì, ovviamente. Raga, vai, sparate qualche domanda. Parliamo di qualche tema, di qualche argomento mentre ci scilliamo nella più totale relax. Ah, tra l'altro devo accendere l'acqua, mi sono scordato. Solo che non fatele esplodere, raga. Bevo poco perché sennò mi viene la cistite come l'ultima volta. Quel mob più difficile da combattere, dato che puoi dare gli zombie armor enchantate, eccetera. Non lo so ancora, vediamo, Toshi. Tanto la costruiamo, poi la strutturiamo. Sai che qua non è male sta zona? Tipo in mezzo all'acqua ci mettiamo dei ponti per entrarci. Very top. Non è male, non è male. Togliamo sta roba che tanto era la vecchia farm di ragni. Si può tranquillamente togliere. Farm pubblica di ragni, però è stata disattivata se non sbaglio, cioè non è più attiva. In realtà non è ancora attiva. Però mi sa che la chiudiamo e basta. Questa farm non sa da fare, è una farm illegale. Si potrebbe lavorarla, onestamente. Vabbè, ma guardate quante ne abbiamo trovate. Questa qua me la chiudiamo e... Ma sono ragni tipo velenosi? No, non sono ragni velenosi. Vabbè, facciamo una cosa. Lasciamola e al massimo stop. Anzi no. Gli mettiamo solo le torce e al massimo dopo si lavora. Se mai servisse. Guaiando. Guitar Hero, vediamo quando portare Guitar Hero, signori. Così pensate di portare ragni. No, no, i ragni poi li sponiamo in creative al massimo. A posto. Che ho dimenticato di mettere la slab. Sì, la slab, la trapdoor. Scusate, ho sbagliato. Poi dove fare la farm di giganti nel server? I giganti nel server esplode ancora. No, no, ragazzi, le farm sono sempre vietate. Fra, porterai anche GTRP? Mi manca troppo. No, GTRP non lo sopporto, quindi purtroppo non penso lo porterò mai. Ok, quindi per ora la chiudiamo, però sappiamo che qua giù ci sta la farm. Anche se sopra ci sarà l'arena, sti cazzi. Una zona per l'arena, ok, ti mando il TP, ma anche se in realtà questa qua non è male. Ragazzi, sono le BSL le shader che utilizzo. Oddio. Vediamo. Dargold, bye, ciao bello, che succede? Te ne stai andando di già?
Qua almeno è vicino, dove? Ma è grande l'arena, qua non ci starà mai e mai. No, 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 qua è troppo piccola la zona, dovremmo terraformarla troppo. In acqua, è troppo piccola. Eh sì, però, cioè, qua vuol dire farla 20 blocchi per 20 blocchi. E non ci serve molto più spazio, deve essere enorme. La zona, infatti, è perfetta. Ed è vicino al villaggio. Ma sono spawner migliore, quindi la puoi chiudere. Ah, perfetto. Allora si può chiudere, top. Allora, signori, se vi volete occupare dell'arena, mandatemi il TP, ve l'accetto. E mandatemi il TP solo chi è intenzionato a lavorare per l'arena. Ho bisogno di tre persone. Tre persone. Andrex, Dragon e Branfor. A posto, li abbiamo. Andrex, Branfor... Dragon. Ok, e Dragon. Oddio, scusa Dragon, ti ho tippato. Non mi avevi mandato il TP. Spero non ti ho disturbato. Anche Andrex, ok. Perfetto, ma se usassi la zona del dojo dopo il dojo. No, ma in realtà qua va pure bene. Qua va pure bene. Allora, signori, vi faccio capire un attimino il progetto. Mi metto in game mode spectator, anche se non è vanilla, ma è giusto per farvi capire dove sarà l'arena. Allora, l'arena sarà esattamente qua. L'arena sarà esattamente qua. Quanto deve essere grande l'arena? Abbastanza. Cioè, non da coprire interamente l'acqua. Non da coprire interamente l'acqua, però deve essere abbastanza grande. Però deve essere abbastanza grande. Se vogliamo un attimino provare a capire come. E deve andare tipo da qua. Tipo da qua. Prosegue dritta. Poi magari qua si ferma. Va di qua. Qua si ferma. Va di qua. Qua si ferma e si chiude. Quindi immaginiamo questo quadrato. Vabbè, poi fatto tipo stile ovale. È perfetto. Ok, ok, ok. Deve essere in acqua, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Survival, abbiamo detto. Top. Crane Poldo, che succede, Lelix? Non ti fa ancora resubare? Che server è, ragazzi? C'è scritto sopra di me, letteralmente. C'è una scritta enorme sopra di me. Ed è non c'è il timer di Stream Elements buggato di Discord, puoi modificarlo? C'è scritto enter a message. Oddio, ho bevuto due bicchieri d'acqua e non sapevo se qualcuno li aveva chiesti. Oh cazzo. Ah, non solo l'Elix. Ok, perfetto. Adesso che riesco a venire insieme, domani mi faccio una cassetta, una perfida di roba, così posso fare cose illegali. Va bene, andrà tranquillo. Ok, allora inizio a smantellare qua. Si dovrebbe fare tipo una raccolta fondi per i materiali. Sarebbe ottimale. Quanto ci starà a scendere st'acqua? 6 anni? Sì, ci metterà 6 anni. Sto scendendo le scale nuotando, wow. Ok, ha funzionato. Allora, questa zona si può iniziare a smantellare, la chiudiamo. Spugna. Ah, vabbè, ma tanto sta calando. Briar con l'X-Ray. No, Briar, no, no. Da te non me l'aspettavo proprio. Fly me to the moon. Ok,
Ok, vado a prendere un bel po' di cobblestone. Branford, chiunque sia qua, tranquilli. Per qua ci penso io. Mi serve solamente qualcuno inizi a fare la struttura dell'arena sopra. Stavo pensando di farla stile arenaria. Molto con l'arenaria sarebbe figo farla. Cazzo sì, l'arenaria. Top. Che ci pensiamo di Andrex? Va bene. C'è anche Branford che voleva dare una mano, se non sbaglio. Ciao Obi-Wan, ci vediamo domani, tranquillo. Mamma mia, signori, voi siete tornati in presenza a scuola? O ancora alcuni di voi sono a distanza? Arena in arenaria, make no sense. Esatto, sì. Io sono misto. Che vuol dire? Sei fritto misto. Splash. Presenza, oh fuck. Sì, in presenza. Oddio, che palle. Metà distanza, metà a scuola. Uff. Io ancora sto in a distanza. Non voglio tornare in accademia. Cioè, non voglio proprio andarci a tornare. Ritmo misto black metal. Non voglio proprio tornarci. Anzi, proprio andarci. Medaglia, io sto in presenza ancora. Prendete 3 secondi del Discord con me, Andre. Ragazzi, ripeto, quando sono in live su Minecraft non posso aprire Discord. Lo dico sempre quando me lo chiedete. Ma sentiamo, brucio il legno, si propaga? O si spegne? No, mi sa si spegne. Meglio avere meno contatti. No, ma perché a casa è proprio figo. Cioè, mi sveglio tranquillo. Non mi devo andare a mettere, sai, a fare i capelli. Non devo andarmi a pettinare bene. Cioè, sto tranquillo. Poi sabato di noi in presenza. Oh fuck. Mentre si possono parlare di altre persone che sanno buildare. Sì, certo, certo, certo. Sì, dimmi, Dragon, sto leggendo, dimmi. No, quelli non li spaccare, non c'è bisogno. Non la spaccare, non la spaccare, Erva, non la spaccare. La ricopro solamente. Io per stare a distanza, ma sto in presenza. Vabbè. Allora, vediamo che dire, Dragon. Poldo, dobbiamo fare sull'acqua l'era. Sì, bro, lo sto dicendo da mezz'ora. Ma un colosseo. Oddio, non un colosseo tipo così alto. Me lo immagino più una semplice arena io. Puoi venire 3 secondi su Discord. Ok, lo ripeto per la terza volta. Durante la live di Minecraft non posso aprire Discord perché altrimenti mi crasha il gioco. E siamo a 2 volte che lo ripeto in questa live. Ciao Crashed, come stai? Patobi02 è Toshiki? No, non credo sia Toshiki. Fra poco 3, sì, abbamenti 3. Dimensioni delle diagonali, signor Poldo? Non lo so, a scelta vostra, ragazzi, a scelta vostra. Come reputate che venga meglio? Non è un vero e proprio progetto. Grazie della connessione della scuola cinese. Ma in realtà io mi trovo così bene col mio PC, cioè sto così tranquillo, così sciallo. Tobi e Tobi, sì, chiedo scusa, ho sbagliato. Sono usciti a studiare, se non sbaglio. Sì, ragazzi. Bevo quando ho sete, non vi preoccupare. Le richieste so che ci sono. E qua chiudiamo.
A posto, qua si può chiudere. Togliamo le torce. Si sale su. Tanto sto qua. No, raga, di nuovo. Chi è stato stavolta? Madonna, tra l'altro sto febbraio c'ho 4 esami da dare. Madonna, santissimo. E sono qua a stare su Minecraft. Ma state coprendo il lago. Ragazzi, non dovete al posto del lago fare l'arena. L'arena deve stare sul lago. Perché vedo che Andrex è arrivato a bordo del lago. Cioè, deve essere tipo sul lago, in modo tale che c'è anche l'acqua che lo circonda. Stiamo facendo una piattaforma. Ah, ok. Però siccome la state facendo a livello dell'acqua, cioè se coprite tutto poi si stacca il lago. Quando broke my heart by destroying mob spawner. Oh, fuck. Pure la pioggia, madonna, che palle. Aspettate che faccio le diagonali. Ok. Madonna, quanta gente. E Dirt pare tipo quella cosa del Nether. Madonna, c'è una fame bestiale. Dori, ciao, bello, tutto a posto, tutto a posto. Ciao, bro. No, non ne faccio autografi oggi. Ti ricordo che se non passi gli esami ti uccido il pappagallo in casa. Allora, un esame che devo dare, che è informatica di base, è davvero semplice. Oddio, dove sono? Dov'è il cibo? Ok, è davvero semplice ed è solo idoneità, non ho un voto. Per ad esempio, un'altra che è informatica per la grafica, un'altra che è comunicazione, cioè advertising. Arte alla fine, regà, ho dato. Non so quanti di voi si ricordano il mio famoso incubo con l'arte, che stavo tutto il giorno a studiare arte. Ho smesso di studiare arte perché il professore ancora continua a spiegare. C'ho l'esame fra una settimana, io non arriverò mai a studiare, quindi me la darò alla prossima sessione. Quindi stop studiare arte, signori. Allora, non voglio stare in mezzo ai piedi, quindi semplicemente vado a posare sta cobblestone. Ma ci saranno anche delle battaglie extreme nell'arena? Toshiki, contestualizza quello che scrivi. Per me battaglia extreme vuol dire qualsiasi cosa, sei specifico. Se devi fare dopo l'università, minchia, intanto finirla, cazzo. Per ora questo è il mio obiettivo. È quello per cui sto studiando, design della comunicazione visiva. Posiamo le legno! Mi spieghi come funziona l'università? Ti iscrivi, segui i corsi, ti dai gli esami su quelle materie. Fine. This is the end. Dun dun dun. Ok, possiamo anche... Orde di zombie fun netherite e wither. Boh, poi si vede. Lo scegliere, non lo so. Oddio mio, che sonno. Che sonno, che sonno, che sonno. Allora, posiamo qua. Bra. Momento bru, momento bru. Andiamo qua. Posiamo questi. Momento bra. No, perché non parte? Che è successo? Bra. Ah, eccolo. Bra. No, stasera siamo pochini, signori. Siamo solo 97. No. Per il combeccone di Minecraft, signori. Oddio, la polvere da sparo... No, me la tengo perché mi può servire. Anche se una in realtà è veramente irrisoria. Cosa c'è di là che potrei andarmi a mangiare? No, una frutta, una... No, patatine no. Oddio. Crackers? Ti interesserebbe un lavoro come tecnico informatico? No, per niente. L'informatica non mi piace. Ciao, Brumotti e Conte Melisandre. Da tanto che non ci si vede. Come state? A posto, fra. Wow, guarda in cielo! Hai risvegliato l'antica aeroscimmia! Sta volando! Ciao, Lelix, bro. Bentornato. Ce l'hai fatta. Ora entra all'interno del server, bro.
Ora entra nel server. Allora, mi sa che io vado a farmare. C'è il Gabibbo. Ora vado a farmare la l'arenaria. Come si farma l'arenaria, ragazzi? Si fa con la si fa con la sabbia l'arenaria, giusto? C'è. Sì. Ah, non si può craftare, tipo. Sì, si può. Sandstone, esatto. Allora ci facciamo una bella pala in diamante e si va a farmare arenaria. Anzi no, il bel piccone ce l'abbiamo, siamo Juan. Abbiamo anche questo Demon Pickaxe che è molto... Ah no, questo è il Siltouch, ok. Ragazzi, qualcuno del villaggio, da che parte trovo il deserto? Mi sa da quella parte, se non sbaglio. Fallo in netherite. No, vabbè, a sto punto la uso il piccone direttamente. Ciao, Frenzy, come stai? Bello. Una casa di angurie, wow. Cioè, è molto wholesome questa casa. È la casa di... Perché? Melon House, don't touch. Madonna, chi è che continua a schiantarsi? Ciao, Small Pit, stai continuando a schiantarti? Ah, grazie per la sabbia, bro. Molto very appreciate. È la cobblestone del deserto, esatto. Qualcuno del server sa da che parte sta il... il deserto? Il deserto sta verso la terra di Prince. Qual è la terra di Prince? Che intendi per terra di Prince? Un mod mi può aiutare, bro? Su Discord ci sono scritti tutti i modi per contattare un moderatore in caso di problemi. Grazie, Cristiano. Casa di... Perché? Esatto, esatto. Da che parte sta casa, la zona di Prince? Sì, questo sì, Andrex. Certo, serve una mini isola all'interno del lago su cui basare la l'arena. Questo è ovvio. Altrimenti sarebbe sott'acqua. Ragazzi, da che parte sta la terra di Prince, per favore? Vabbè, inizio a camminare e basta. Poldo conosce Assetto Corsa? Sì, ma io odio le macchine. Ogni cosa che riguarda le macchine, quindi. Perché non fate una mappa generale del server così si sa dove si trova ogni cosa? E a sto punto ci mettiamo in creative, che dici? Raga, tranquilli, lo andiamo a cercare il deserto. Ci facciamo una passeggiata. Scheltro, dov'è il mio acro? Mi sono dimenticato l'acro. Bastardo. Che pizza che ho switchato da Rust e qua per correre il control. Che fastidio. Riesco a dire, no vabbè, a sto punto lo vado a cercare. Le coordinate sono queste. Ciao Grigol Nerd. Oh mio Dio, che sono... Chiedo scusa, un cavallo, chiedo scusa se sbadiglio continuamente come un coglione durante la...
durante la live, ma sto veramente a pezzi. Cioè, ho bisogno di dormire. Palmucci, l'hai trovato? Che bello! Bravissimo, Palmucci. Ma questo non è il deserto, bro. Dove sta? Da che parte? Forse è di là e non lo vedo. Quindi qua c'è molta sabbia, ma non credo che ci trovare in aria. Sta tipo di qua, forse. Ne ho appena fatto uno. Cazzo, ma stracontagiosi gli sbadigli. Io pure non riesco. Wow, ma che è sta roba? Ma? Vabbè. Sarà qualcosa di nuovo, tipo dei... Qua c'è il deserto. Ma che... Ma Palmucci, non ho capito perché mi ha teletrasportato qua. Cerchiamolo. Poi da noi dobbiamo mettere questi comandi DP accept. Sono i plugin del server. Per la sabbia. Ma a me non serve sabbia. A me serve il deserto. E quella è una spiaggia. Io sto cercando il deserto. Vai a sud partendo dalla mia vecchia casa. Il castello Giappo. Non so quale sia. Ah, ok. Verso PZ per almeno 2000 blocchi. Ok. Così va per il SEB. Si vedrà Crested. Ok, vado a sud partendo dalla mia vecchia casa. Ok. Fatti una striscia di cocco. Bro. Allora, abbiamo detto partendo da qua. Z verso sud. Come faccio a capire dove sto puntando? West. Ok. Sud per almeno 2000 blocchi Z. Ok. Where is deserto? I don't know where is the fucking deserto, but I need a deserto. No, non ce la faccio con i sbadigli, raga, ho proprio troppo sonno. E domani devo... pure... devo pure svegliarmi presto. Ma quindi l'isola la finiamo o no? Perché non dovreste finirla? Che è successo? C'è stato qualche problema? Ok, e nella zona di Prince ci sta qualcos'altro? Vai a dormire, Poldo. Sì, dovrei. In realtà domani mattina ho la sveglia alle 8.30. Perché? Perché è una lezione di storia dell'arte contemporanea che nonostante gli esami sono praticamente fra qualche giorno, lui continua a fare lezioni. È normale, ragazzi. Immaginare già essere vecchio e fare quella cazzo di materia di merda che è arte. Immaginatelo. Poi immaginate insegnarla. Madonna mia, Madonna santissima. Scusate ragazzi. Poldo, sì, l'ho capito dalle tue coordinate. Usa una barca e un'elitra se le hai. Da che parte devo andare? Cioè sono arrivato a casa di Prince. Immagino sia questa. Hello Prince. Hello mom. Questa non è a casa di Prince. Ah, questa è casa di Michael, con quattro porte. E il vetro è totalmente poco...
C'ho il cavallo scheletrico. Brrr. Chiedo scusa, ragazzi. Ma sti buchi qua sono pericolosissimi. Un pazzo, veramente un pazzo. Io sono progettato un architetto, già. Ok, si procede con la ricerca del deserto. Andiamo in quella direzione. Oddio mio, pure il singhiozzo mi è venuto adesso. E lo sbadiglio c'è sempre. Oddio che maleducato, non mi metto manco la mano davanti. Brr. Purtroppo, raga, in sti giorni sto facendo le ore piccole. Io ho un bisogno di dormire incredibile. Che sia a 170-2200. Ok. 170-2200. Mannaggio cazzo, mucchina mamma. Meno 100. Andiamo. A che serve dormire? Questo è un ottimo quesito. Mi è finito l'isola? Ok, top. Ma qua? Ma? Da quando in sta zona c'è tutto sto casino? Wow. Ok, proseguiamo. Si spreca un terzo di vita dormendo, minchia. Ok, credo che il server non ce la fa a caricare troppo velocemente. Quindi ci rimetteremo così. E ora si passa all'arena. Ora arrivo. Sto andando a farmare l'arenaria io, infatti. Quanto mare. Certo, Ender. No, non te l'accetto, sto visto, sto volando. È una tartaruga. Dovrebbe stare in questa direzione, se non erro. C'è? È questo? No, immagino ancora di no. Io ho finito i razzetti e sono arrivato? E non sono arrivato. Paparararà. Anche nei mari. Sì, però a sto punto dobbiamo farmare tanta arenaria. Quindi a sto punto la farmo direttamente al deserto. Che sonno. Domani non mi sveglierò mai e mai. Palmucci, prima di mandarmi il TP, dimmi che ti serve. Se mi devi tippare di nuovo in una spiaggia, magari non lo accetto. Accetta il TPA per gentilezza, Simopold. E per ora no, sono in esplorazione, non sono al villaggio, signor Enderk. Appena torno al villaggio, glielo accetto. È un deserto. Ah, top. What the fuck?
perché? Se premo ESC mi si... Raga, che cazzo è successo alla mia tastiera? Se premo ESC mi esce da Minecraft. What the fuck? Sì, raga, si è praticamente configurato che quando premo ESC si apre la cosa di Windows. What the fuck? Non devo premere ESC. Va bene. Stacca la tastiera e riattaccala. Il problema è che la tastiera ci ho collegato il... ci ho collegato la webcam, il microfono. No, minchia, sono andato da Ender. Che palle, te. TPA e palmucci, devo andare. Poi si è cliccato dal test, ma non credo. No, si è proprio buggato. Ecco qua. Grazie mille, bro. A posto. Che cosa pericolosa, madonna mia, prendere la... No, è pericolosissimo, ragazzi. È un'attività pericolosissima da fare. Allora, il modo più semplice per non morire per via della quello che è. Ok. Dell'arenaria è con le torce. Sì, sì. Feel so clean like a money machine, I am. Oh, che pizza. Qualcuno se la passa molto male in questo momento. Sì, ma così ci metterò una vita. Tanto vale che mi prendo la sabbia e basta. Hai ragione. Ottimo piano. Madonna. Ta ta ta, ta ta ta. E a trasformarla. Sì, praticamente sì. Con considerandolo, sì. Anche secondo me in realtà conviene così. Cioè già tipo solo scavando così ne ho fatte 64 ed è uno stacchetto buono. Sì, conviene fare così. E però per prenderci la sabbia usiamo le torce. Il metodo torce. No, tranquillo Ender. Allora, signori, facciamo un po' di just chatting. Se avete qualche domanda, qualche argomento di cui volete che parliamo, siamo qua per discutere molto animatamente, in modo molto tranquillo, ovviamente, in modo molto civile. In modo totalmente civile, anzi. Perché spacco la sabbia col piccone? Lo so solo io, comunque. E ancora, perché spacco la sabbia col piccone? Pareri sulla CGI di Attack on Titan. Non guardo gli anime. Cioè, non sto guardando anime in questo periodo. Dopo la brutta esperienza, perché ho ascoltato i consigli di voi sub, no. Faccio bene a fidarmi degli anime degli anni 90. Yeah.
Di VR Minecraft. E cazzo, VR Minecraft sarebbe da fa, perché è un incubo, letteralmente. Cioè, fa venire gli incubi quel gioco. Cioè, quando ti insegue un creeper o uno zombie in quel gioco, madonna, è peggio di Silent Hill. Vediamo quant'acqua c'è da bere, boys. Vediamo quant'acqua ci è da bere. 1, 2, 3, 6 di acqua. 6 di acqua, buona l'acqua. Ok, 4 può bastare per ora. Anche perché a me l'acqua panna fa schifo. 2, 3, 4. No, l'acqua panna. L'acqua panna è buonissima. La Sant'Anna, chiedo scusa. Che mal di testa, che sonno. Ho gli occhi veramente gonfi. Brr. Ma non dormi la notte? Sì, dormo la notte. Il problema è che ieri sono andato a dormire alle 3. Stamattina avevo lezione alle 8:30. Domani ho sempre lezione alle 8:30 di quella materia di merda e arte. E vediamo se riesco a dormire abbastanza stanotte. Proverò a andare a dormire prima, tipo appena stacco la live. La tua marca di acqua preferita? Oddio, non ho una marca di acqua. Io la prendo in un... da un... come si chiamano? Da un frantoio. Quindi è direttamente acqua del sottosuolo. Perché sei andato a dormire alle 3? Perché mi stavo vedendo Godzilla in realtà. Attento Palmucci! No Palmucci, no! Mi sa che l'ho ucciso io Palmucci dando fuoco a quello zombie. È diventata qua l'arena PvP. No, di nuovo Palmucci, scusa. È diventata questa l'arena PvP, signori. Scusa Palmucci, ti chiedo infinitamente scusa. Grazie per la sabbia, bro. Ma no, questo è Sandstone. Madonna mia. Quanto identica. Ok. Questa è Sandstone, infatti. Questa... Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Sandstone. Ok, ne abbiamo un bel po', direi. Beer Lusconi, bro, grazie mille, bro. Grazie della sub, bello, primo livello, col Prime, quindi benvenuto, spero di trovare bene tra di noi. Scrivi in chat, punto esclamativo Telegram, in questo modo puoi entrare nel gruppo Telegram dei sub. Come altri vantaggi hai il server Discord, come ruolo, hai molti canali in cui puoi accedere, e anche il server Minecraft dove stiamo giocando in questo momento. Scrivi in chat, punto esclamativo server MC, se vuoi avere informazioni anche per quanto riguarda quello là. Ok, direi che siamo a posto. Chi è quello? Ah, è un cattivone. Coniglio! Coniglio, scappa, Coniglio! Vai via, Coniglio! Scappa, furia del vetno! Bravo, Coniglio. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, grazie, signor Palmucci. Io torno al... vado da Luana. Sì, c'è lei, mi pare. C'è anche Anders Dragon. Diventeresti un monaco buddista? Sì. Si intuisce che il lavoro dei tuoi sogni sia il restauratore d'arte. Raga, io l'arte la odio con tutto il cuore. Davanti a te, perché ti chiamano Poldo? Perché è il mio secondo nome. Ok, perfetto, ragazzi. La volevo proprio così come struttura. Facciamo che ci mettiamo un po' di torce per la notte. Certo, come struttura, oddio, non lo so. È molto particolare come struttura. La pensavo più round, tipo. E immagino che su quest'isola poi la fate tipo round, stile Colosseo, no? Allora, io sono qui, vi ho portato tutti i materiali. Wait a moment che faccio delle ceste e ve li vengo a mettere qua. Così vi porto un po' di arenaria se vi serve. Baking the game. Sì, sì, sono venute molto buone le curve.
Allora, i materiali, dove li mettiamo? Un punto che non vi serve dove posso scaricare i materiali? Tranquillo, Palmoccio, non ti preoccupare. Devo solo mettere delle ceste. Sì, vengo. Ok, mettiamole qua sotto. Ok, boys, qua dentro trovate un sacco di sandstone. Ok, ve ne metto altra. Che vi può servire per l'arena. Ok, ciao Lelix, bentornato, bello, ciao, bello, come stai, bello. Sentate adesso che è successo, niente, stiamo costruendo l'arena. Elo, ciao Matti, bello, benvenuto, caro. Poi sto finendo di studiare, yeah, ti aspettiamo, Toshi, ti aspettiamo. Lol, la skin, Lelix. Bellissima. Ok, ci sono. Ragazzi, in cosa posso esservi utile? Uccido i mob. C'è già Matteo. Ciao Baldo, come va? Tutto bene, Atelier? Spero altrettanto. Ah, comunque dicevo, ieri sono andato a dormire tardi perché... Vabbè. Perché mi stavo vedendo un film di Godzilla, mi stavo recuperando e... sono andato a dormire tardi. Pazienza. E poi ho dovuto resettare il bot. Più che altro. Saturazione dei contorni del lago. C'è da allargare scale dei blocchi che separano una striscia fatta da me dall'acqua. Ok. Va bene. Allora io porto un sacco di secchi d'acqua. Porto molti secchi d'acqua io. Perché sono veri cool. Sì, grazie Poldo. Yeah, sono utile. Hai detto il mio nome correttamente, che bella notizia. Vabbè, il tuo nome è una cosa che esiste. Oddio, non so cosa sia effettivamente un atelier, però so che esiste una qualcosa che si chiama atelier. 4, me li metto tutti già così, così so quanti me ne posso fare. Ok. Sì. Ok, dato lì. Hai mai fatto meditazione? No. Dovrei? No Man's Sky. Quello me l'hanno consigliato. Ah, ma aspetta, non ho messo il fast dynamic lights. Chiedo scusa. E che ho fatto? Oddio, anche gli occhietti mi fanno male. Questi qua, e andiamo a prendere tutta l'acqua. Acqua. Ciao Walter, benvenuto in live, carissimo. L'ho preso proprio in un punto malissimo, va bene. Ok. È come la droga, non fa male. Ciao Angelo Infocato, come stai? Bello, da quanto tempo non ti vedo? Tutto a posto? Devi bere l'acqua, sì. Beviamo l'acqua. Sì, una parola francese se non sbaglio, ma il nome... Ah! Atelier, mi ha confuso. Ma il nome... Quella parola con la L tra la A e... È come quella parola con la L tra la A e il te. Tela. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che c***o hai fatto?
Ma non ho capito. Ciao Vulcan. Bro, bro, Vulcan. Hai fatto la sub, bro. Grazie di cuore, bello. Grazie di cuore per l'abbonamento. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Se per... ah, ma ne avevo altri dall'altro. Se per caso hai Minecraft e vuoi unirti al server Minecraft, scrivi in chat punto esclamativo Telegram per... scrivi in chat punto esclamativo Discord per entrare. Tutti li ho detti. Scrivi... scusate ragazzi, è tardi, sono rincoglionito. Punto esclamativo server MC per il server Minecraft. Se non sbaglio io sono Atelier. Ho una L in più. Ah, ok, ok. Ma dovrebbe andare bene. Ok. No, sei solo stanco. Sì, sono bello che stanco, purtroppo. Ok. Para 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 para. Mi piace riempire il villaggio di acqua. Che bel lavoro sono, tipo, sto facendo tipo il riempilaghi. Che bella mansione, sono felice. Sono bravo come riempilaghi, ragazzi. Acqua secco. Che acqua mi aiuti, ce l'ho io. Acqua secco, io ho acqua secco, io ce l'ho acqua secco. Sono qui con acqua secco. Sì, la chat. Ah sì, beviamo l'acqua d'altronde. Ah, oddio, altri 5 bicchieri, no, però dai. Vabbè. Ah, Salmon Duck mi dice che il server è in manutenzione. No bro, è un bug tranquillamente. E il server è online e anche se ti dice che è in manutenzione è perché abbiamo cambiato il metodo di accesso. Scrivi in chat punto esclamativo server MC che è, ti fa entrare. Appena dite voi iniziamo a mettere l'acqua. Ti prego, Ender, che stiamo facendo dei lavori per l'arena, non mettere cartelli. Allora, l'arena là... ok. Posso prendere il server, ma il secondo step non me lo fa fare. Qual è il secondo step? È entrare nel server? Cos'è che non ti fa fare? Dimmi qual è il problema. Hold è stanco. Ciao, Kago! Sì, sono stanchissimo, raga, sono veramente assonnato. I'm gonna infastidire Andrex. Ciao Andrex. Ciao Andrex, hai bisogno di terra Andrex? Ho molta terra. Andrex, così affoghi Andrex. Andrex, stai affogando Andrex, attento. Hai bisogno di terra? Tieni. Ma chi ha figa? Ma chi ha figa? Ma chi ha figa?
Io vado, io vi lascio, signor Paul. Ciao bello. Addio, come addio? No, no, tornerà, spero, tornerà. Perdo attendo bene da poco perché il veleno per pente di tutti. Certo, io so, anche io sapevo che è pericolosissimo, infatti non va bevuta troppo. Assolutamente no, ragazzi. È molto pericoloso bere troppa acqua. E ho bevuto troppa acqua. Ehi. Che paura. Ero in totale, silenzio. Ero zitto da tipo 10 secondi. C'era un silenzio tombale. Solamente questo jazz. Prendo un attimo il telefono in mano. Rullo i tamburi. Dio mio, che infarto. Ciao Totta, grazie per il raid. Grazie di cuore. Benvenuti, ragazzi. Grazie mille. Mi sono svegliato. Sì, sono mezzo addormentato. Benvenuti, ragazzi. Benvenuti. Io sono Poldo. Sono il Mr. Poldo Akbar dell'ATP. Cioè, lui. La stessa persona. Pazzesco. E siamo su Minecraft nel mio server dei sub. Stiamo un pochino vedendo delle persone che tendono di fare una cascata in un modo tremendo. È diventato tipo un acqua park a momenti. Comunque, grazie ancora del raid, ragazzi, benvenuti, spero vi troverete bene. Allora, che stiamo facendo? Stiamo costruendo un'arena. Perché? Perché vogliamo far combattere i rumenitani tra di loro. La facciamo qua e faremo un torneo, un piccolo torneo ad iscrizione in cui si combatte contro i mobetti e vengono distrutti. Ma è bellissima le motte con gli occhiali che ha inviato Giuco. Tipo, gli occhiali stanno sulla fronte. Veramente non esce, e vedo. Va bene, in caso contattalo direttamente in privato su Telegram. Allora, ti do una mano. Però, ragazzi, copriamola l'acqua sotto, cioè non lasciamola così. Pla pla pla. Pla 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 pla. Plam 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 plam. No mio Dio, se mi torna il singhiozzo è finita. Pure ieri sono stato tutto il giorno col singhiozzo. Però è uno di quei singhiozzi che ti fanno male alla gola. Fastidiosi as fuck. Giuca ha fatto male, sì. Ha messo uno anche uno nell'occhio. Ok. Il singhiozzo è tremendo, è tremendo. Una delle cose che odio di più. Cassa raccolta fondi blocchi, ok. Qua ci mettiamo i secchi d'acqua allora. No, oddio, come si faceva a metterli velocemente nella cassa? Tipo così? Sì, così, esatto. Pla 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 pla. Ma sbaglio, piove da mezz'ora. Sì, sta piovendo da stamattina. Siamo letteralmente in Sicilia. Salve signor Gino, benvenuto in live, carissimo, benvenuto in live. Picchio i mob con i puni, minchia, tu sì che sei il king dell'arena. Anch'io prendo un po' di dirt, vi do una mano. I feel so clean like a money machine. Eh sì, sono abituato a Rust purtroppo. Vedo un fulmine, ho visto. Tra l'altro poco, tipo 5 minuti prima di startare la live ho vinto un'asta su eBay di un vinile dei Mutilation. Cazzarola, raga. Mi è arrivato a costare anche 70 euro totale. Però, mamma mia. E poi era sempre lo stesso bastardo crucco nell'asta. Si chiamava tipo Chris o qualcosa del genere. Non è il cileno, tranquillo. Ok, posso andare a prendere terra a casa in realtà. Ne ho abbastanza. Irumatera. Poi domani che fine ha fatto Stampino? Stampina, in questo momento è in live su The Forest. Purtroppo Twitch l'ha chiuso, quindi non so se ci ribeccheremo. Si è passato al lato oscuro e ha ucciso Uomo Poldo. I am the man who killed Uomo Poldo, stile Jamie Lannister. Ah, ma io ho un sacco di terte. Ma guarda qui che bel pisello, signor Corrado. Ma che bello, guarda, si vede da sotto. Bravissimo, signor Corrado. Poldo Spaccino, ragazzi, Poldo Spaccino ha avuto il suo periodo e poi è morto, come meme, come proprio personaggio. Ciao, sono tornato, ciao DogPro. Tra l'altro, ragazzi, stavo pensando una di queste sere sui nuovi format che possiamo portare.
Possiamo riportare quello dei mashup, però magari organizzato meglio. Poi non mi fente nel server, anche se ho l'account collegato. Che problema ti dà, Penguo? Che problema ti dà? Ripeto, se leggi la guida, contatta in privato uno dei moderatori. La guida la trovi su Discord con tutti i nickname a cui puoi contattarci. Contattaci in privato, hai che proveremo a risolvere. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Bro, no, l'hai risvegliato, è troppo tardi, stava dormendo. Ma che cazzo fai? Kratos, grazie di cuore, bro. Grazie di cuore per la sub, benvenuto, benvenuto, grazie per il tuo Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub e prepararti a shitpostare con noi. E punto esclamativo server MC se vuoi entrare nel server Minecraft, bro. Tra l'altro, ragazzi, ho appena notato, sono andato su YouTube e ho cercato un video che si chiamava Idroscimmia, letteralmente. Ho proprio scritto Idroscimmia per vedere se lo indirizzava al mio video di GTA. E ho scoperto che è pieno di video, cioè addirittura sto video con 60.000 visual. E 60.000 visual e si chiama Idroscimmia. È praticamente un botto di gente che commentano Idroscimmia. Praticamente abbiamo fatto diventare meme il nome Idroscimmia. Pazzesca questa cosa. Eppure nessuno sa che è partito da questo canale. Incredibile. Cazzo. Ora farò tipo il momento, no? Il momento rage. Io utilizzavo le scimmie prima che tutti quanti iniziassero a dire I love monkey di qua e di là. Io ho i diritti di autore su questa. Sulla scimmia. Anche sulle sniper monkey. Ah, tra l'altro, ragazzi, domani alle 16 uscirà su Poldo Live, ex canale YouTube Uomo Poldo, comunque il canale dove ricarico gli highlight. Uscirà un video che si chiama La Stanza. Molti di voi sanno già cos'è, altri di voi non lo sanno. E altri di voi nemmeno. Mentre qualcun altro invece lo sa. E qualcun altro invece no. Con qualcuno che potrebbe saperlo e qualcun altro che invece pare non saperlo. Dimmi che hai visto Fritto Misto Black Metal. Sì, l'ho vista, bellissima. Esatto, la brava. Bellissima, spettacolare. Vulcan, punto esclamativo Telegram, tutto attaccato. Comunque quella come si chiama? Quella cascata è venuta orribile, mi dispiace, Luana. Oh, forse la dovete sistemare, tipo. La mia compagna invece di Shoshimia è detto no, è la Napolisci. Non ho capito, Luana. E ti mando un messaggio in privato, Vulcan. Allora, abbiamo spianato, bene o male, ci siamo. Quando smette di piovere, non ce la faccio più. Ciao, Cristiano, ci vediamo domani. 20:30 come ogni sera. Io vado a farmi una doccia, per ora rimane Prince. Va bene, non ti preoccupare, Danom. Ma siamo quello che mangiamo, io sono un bambino, sì. Totali. Allora, Andrex, com'è larghezza dell'arena? Quanto vogliamo farla? Dog Pro Zero, che trigo ogni tanto lo porto, ma gioco solamente con i sub. Che devo fare? Dovevo mangiare. Ecco qua. Andrex, vieni! Ciao Andrex! Allora mi devi dare una mano! Mi serve una mano, Andrex! Allora, dov'è Luana? Boh, è tipo là sopra, sta sistemando la fontana. Farò un po' mi insulta perché ho insultato la sua fontana. Allora, Andrex, domanda numero uno: ti piace il cazzo, vero o falso? Falso. Risposta sbagliata. Non mi piace. Quindi non verrei preso per il non verrei preso per il l'arena. Allora, ragazzi, struttura dell'arena. Quanto volete farla larga? No, quanto volete farla larga? Branfor, e allora? Ah, c'è pure Toshiki, guarda che bello. Ti piace a contenza, sì. 69x69. La facciamo larga un botto. Sì, ok. Volete dargli una forma rotonda
con le persone sugli spalti o una forma semirotonda, quindi un rounded square? Non ci abbiamo ancora pensato, però è un ovale. Ovale, quadrato, ovale. Tipo una sorta di Colosseo. L'Elix, non spammare. Come uno stadio. Come uno stadio. Quindi rounded square. Ovale. Sì, ovale mi piace. Ovale mi piace, ok. Allora, iniziate a fare la base a sto punto. Madonna, che aggregazione che c'è qua. Io vado, è stato bello. Ciao, Danko, bello. Ciao, Poldo, sei simpatico. Grazie, Java. Benvenuto in live. Ok, state iniziando a fare tipo le larghezze. Poldo, la cascata la fai tu, certo. Ci penso io. La base la faccio io che ho il generatore. Va bene, Andrex 45Z. Ora non urlare. Vabbè, ma allora lei, scusi, ce l'ha l'N-World Pass? Allora non la dica, che sennò mi bannano. Perché mi avete sospeso, scusate? Forse ha infranto una regola, leggila attentamente. Ragazzi, chi può prestarmi una palla? Fate una cosa tipo Mad Max, sì? Giorno 1 e Poldo non legge me, scusami, me lo sono perso, Davide. Dimmi. Madonna che bel chill. Cazzo, Stricox, cioè, c'hai ragione. Grazie mille, caro. Madonna. Ma non è una come si chiama? Non è una pala questa, è una mietritrebbia. Porca troia! E che palle! Mietitrebbia, ok. A posto, fatto. Oh Gesù santo, raga, sto sudando. Mamma mia, mi sono sudati i neuroni. Porca troia. Cioè, devo andare dal logopedista, ragazzi. Bla 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 bla. Na 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 na. Raga, a voi non fa ridere la parola plancia? Cioè, non trovate un qualcosa di divertente nella parola plancia? Non lo so, io ogni volta che la sento, plancia. Non lo so, provoca in me un qualcosa di ilare. Plancia. Non lo so, è particolare come parola. È molto peculiare, ecco, come parola. Diciamo che è molto assertiva, possiamo dire, ecco. Plancia. Haha, plancia. No, ma in realtà ci sono tante parole che quando le sento mi metto a ridere. Anche senza motivo. Elencatemi qua in chat alcune parole che anche qua, cioè se le leggete senza motivo vi fanno ridere. Io ad esempio pancreas mi fa spaccare. Non so per quale motivo. Cioè, perché tu immagini dentro il tuo corpo c'è una cosa che si chiama pancreas. Ma che cazzo. Sì. Rubinetto. No, rubinetto non mi fa ridere. Termostato neanche. Credo perché termostato e rubinetto ormai li ho perculati troppe volte. Italiano medio. No. Mamichiasauro. Cos'è un mamichiasauro? Tisana. Tisana. È vero, tisana è molto peculiare come parola. Fallo inteso come cazzo. Vabbè, quella è solo ambigua come parola. Oh, raga, mettendo stacco avete fatto più danno di Roberto Baggio nel 92. Giugulare.
Giugulare è molto particolare come parola, te lo concedo. No, no, Toshiki, fermo, non farlo. Mi serve quella piattaforma. Tranquillo, Toshiki, qua ci penso io. Un bellico. No, un bellico non mi fa ridere. Addirittura con le spugne. Monkey. Polodo. Polodo è molto bella come parola. Ha un non so che di assertivo, ecco. Ragazzi, avete per caso visto il video che c'è su sulle tendenze italiane che si chiama? Non mi ricordo, però c'è una tizia che viene da TikTok che praticamente è, oddio santissimo, non mi viene il nome, però fa tipo una roba strana e poi fa che tipo è pazza e poi canta e insieme a una bambina hanno fatto questa cosa. L'ho visto stamattina, mi sono pentito altamente. L'arena si sta formando. Bene. Allora, andiamo a prendere i materiali. What? Eh sì. Ma in realtà possiamo usare anche la stone normale, sai. Poi è da un anno che ho rinunciato a guardare le tendenze YouTube sono una porcheria stratosferica, ragazzi. C'è un bar nel mio paese che si chiama Da Poldo, minchia. Quanti bar si chiamano così? Quanti? Poldo l'acqua, sì, ora la bevo, ragazzi, l'acqua, non vi preoccupate. In tendenza ormai c'è solo calcio e canzoni. Sì. You get it. Mio padre conosce uno che come soprannome fa Poldo. Ma in realtà anche il gatto di Johnny Crick si chiama Poldo. Però ragazzi dovete capire che Poldo è uno che viene dai cartoni animati di Braccio di Ferro e mangiava panini. Quindi per le persone è normale chiamare una panineria Da Poldo. Non c'è niente di strano, ragazzi, fidatevi. Poldo mi si era spento. Eppure la sberla qualcuno prima l'ha riscattata anche quella. Oddio, ora facciamo tutto, ragazzi. Beviamo anche l'acqua, con calma. Creep, oh man. Aia, la tempia. Ah, la tempia. Ma male, dolore. Good night, Martedak. Mi mancava Minecraft, è vero, anche a me, onestamente. Mannaggia il cazzo. Devo andare a prendere altri o vanno bene così? Lo constatiamo subito, signori. Allora, questo va a cadere qua, quindi in realtà basta che... No, ho posato quelli, vabbè. La pala? Sì, tieni, Toshiki.
Tieni, tieni. Dov'è Toshiki? È là sopra. Aspetta che te la vengo a portare. Ciao Sebino, a presto, bello. La vedo assetato. Ma in realtà no, sono molto chill in realtà. Della parola sbianchina. Not funny. In questo modo qua non dovrebbe cadere. Ok, vediamo subito. Però cade pure qua, giustamente. Le plance. Sì, ragazzi. Proprio così, le plance. Ora dovrebbe andare bene. Ora mi sembra abbastanza assertivo. Ok, ora dovrebbe andare bene, scopriamolo subito. Togliendo magari sti qua. Assertivo, parola molto peculiare. Sì, anche assertivo è una parola molto peculiare che apprezzo moltissimo. Vediamo tutto. Ok. Vediamo qua. Allora, qua tecnicamente casca, giusto? E questa noi la facciamo bloccare qua. Questa cade da questo lato. Pam pam pam. Stantuffo, ecco, stantuffo è una bella parola. Stantuffo è una grandissima parola. Stantuffo è una parola magica. Spintoreggeno, spinterogeno. No, questa non è funny anymore. Oddio, non... ma perché si allaga così ogni volta? Mannaggia, i sette... Oddio, hai finito di allagarti, per cortesia divina. Perché non modelli prima e poi metti la... Stai zitto, Denom. Ma ti sembra modo? Porno. Porno è un'ottima parola. Te la concedo. Poldo ingegnere dell'acqua. Stai zitto, abito in Sicilia. In Sicilia non avete acqua. No, a Messina no, in realtà. C'è un bel memino. Quello che a Messina non ci sta l'acqua. Ok, ci sta. Certo, se non fosse così brutto proprio che sembra tipo uno di quei quadri rumeni. Una cosa. Così di qua non dovrebbe cascare, giusto? Esatto. Oh, e allora?
Scusate, non hai ragione. Ok, ora è more perfect. More perfect. Perfect rare. Di qua cade giusta. Di qua cade giusta. Oh no, fuck. Non cade giusta di qua. Infatti adesso lo facciamo cadere giusta. Palmucci died. Eh beh, va così ogni tanto. Fly me to the moon. Let me place among the sky. Let me see. Scusi? Ma allora lei è un pezzo di merda? Scusi? Ah, anche qua in realtà si dovrebbe coprire. Ok. Oh, Gesù. Vediamo che dice Luana. Chi vuole aiuti col pavimento? Serve sia sabbia che arenaria. Va bene. Ora è cascata? Cos'è every time we touch this feeling? Na 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 na. Feeling in my heart this way. Na 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 na. Ah, mannaggia il cazzo. No, mi sparo in un testicolo. Ma il cambio di nome perché è servito per brandizzare meglio Poldo, bro? Ciao Gabri Sims. Cazzo, non dovrei grattarmi la faccia per i brufoli eppure continuo a farlo. Ok, fatta. Oddio, sembra un'enorme merda. Ora perché è notte, vabbè, ci sto. Raga, sto morendo di sonno. Non gliela faccio più. Ok, vedo che il progetto procede molto bene. Il progetto procede molto bene, anche se l'arena è un po' piccola. Vabbè, penso poi si espanderà sugli spalti. Però la zona combattimento... No, piccola non è la zona combattimento. Poi gli spalti per i posti saranno più allargati, immagino. Signori, buona fortuna per l'arena. Io però mi sa che ho dato. Anche perché stasera siamo davvero tanto pochi. Forse è boh perché domani c'è scuola, chi lo sa. Oddio mio. Poldo liceale. Ma guarda, mi manca essere liceale. Non fare un cazzo la mattina alla sera. Era magnifico, ragazzi, era magnifico. Dai. Vi lancio da Daniele, signori. Si va a dormire. Si va proprio a dormire così. Si va a fare il sonno stupendo. Ah. Ragazzi, buona fortuna per l'arena. Fatemi sapere come viene. Giuro che domani entro, vi do una mano. Buonanotte a tutti quanti.